Siamo presi un bel rischio, però rischio calcolato perché comunque ho a disposizione ragazzi bravi che con gli allenamenti sicuramente non riescono a ritrovare quelle che sono le loro caratteristiche e hanno bisogno di partite. È una partita prima della sosta e pensavo fosse l'occasione giusta per metterli dentro, perché comunque ci sentiamo tutti dentro, tutti i ragazzi comunque a cui faccio grandi complimenti per la partita di oggi perché era molto difficile e sono stati molto bravi quelli che hanno iniziato e quelli che hanno partecipato da fuori, perché è uno step importante quello di sentirsi partecipi e ovviamente per sentirti partecipe a volte devi anche essere protagonista. A tratti sicuramente la mancanza di partite di alcuni giocatori si è intravista, però il grande cuore che abbiamo messo oggi sul campo ci ha accompagnato per portare a casa una partita difficile in cui penso che poi abbiamo anche meritatamente portato a casa il risultato pieno. Ma oggi è stata una bella giornata perché comunque è stata una bella partita, ripeto, faccio i complimenti all'avversario che è un avversario di grande qualità, come lo sono tantissime squadre di questo campionato. E in casa noi abbiamo un pubblico che si sente, un pubblico che ci sostiene, che ci accompagna e delle volte anche ci spinge. E per noi è bello, per noi è una bella responsabilità quella di ricambiare questo grande affetto che sentiamo e cerchiamo di farlo ogni volta nel migliore dei modi. Quanto riguarda le partite che siamo andati a fare in trasferta, ovviamente per il momento, quelle che dove abbiamo lasciato le penne, abbiamo comunque qualcosa da recriminare, che sono state partite un po' particolari. Cercheremo di riportare quello che sentiamo in casa anche fuori, provando a strappare punti importanti, perché questo è un campionato in cui ogni partita devi essere al massimo per portare a casa qualcosa. Noi lo siamo stati anche nelle trasferte in cui abbiamo lasciato l'intera posta, poi se le ricordiamo meglio, sono stati gli episodi che l'hanno abbastanza determinate. Però andiamo avanti, proviamo di partita in partita a cercare di contrastare questi avversari che arrivano e che troviamo quando andiamo fuori e mettere sul campo tutto quello che abbiamo per cercare di fare più punti possibili in ogni gara. Penso che il primo tempo sia stato scusate, equilibrato. È vero che loro hanno avuto un leggero predominio, ma non mi ricordo grandi occasioni costruite da loro, se non il calcio d'angolo di Lucioni che ha colpito di testa, che è stato bravissimo Brunori a salvare. Noi abbiamo avuto una grande occasione con Brunori davanti alla porta. È stato un primo tempo, secondo me, equilibrato. Nel secondo tempo, purtroppo nel primo tempo, all'ultimo minuto, dopo questo cooling break dovuto a un infortunio, abbiamo preso questo gol su un attacco alla profondità dove sono stati bravi loro, ma potevamo sicuramente leggerlo meglio. Nel secondo tempo la partita era aperta, loro sono molto bravi in contrattacco, l'avevamo visto anche a Cittadella che spesso avevano creato i presupposti sull'attacco alla profondità di essere pericolosi. Mi è piaciuto come siamo stati in campo perché sapevamo di dover reggere qualche contrattacco loro, l'abbiamo fatto in maniera equilibrata, abbiamo costruito i presupposti per pareggiare con situazioni molto importanti. C'è un grande rammarico, ecco perché la differenza tra Reggio Calabria oggi è evidente ed è un peccato non aver portato a casa un pareggio che secondo me meritavamo. Non penso perché l'atteggiamento della squadra c'è stato, è normale che i giochi di sera nel primo pomeriggio è totalmente diverso, non per noi ma anche per loro, però per me la squadra ha retto bene il ritmo, ha avuto l'energia di stare dentro la partita nelle difficoltà, ha creato i presupposti per pareggiarla, la grande delusione è di non essere riusciti a farlo e nella costruzione che dobbiamo fare, lavorare su queste sfumature che a volte ti portano a fare risultato o meno ed è quella sfumatura in meno che oggi è mancata. Che purtroppo ha portato l'inerzia dalla parte del Frosinone e il rammarico da parte nostra di non portare a casa nessun punto.